Allarme smog, la regione pronta ad anticipare i blocchi del traffico già per giovedì prossimo, ma il concomitante sciopero degli autobus potrebbe fare slittare la data. Intanto San Lazzaro anticipa tutti e da lunedì a venerdì parte con lo stop alla circolazione. Rocambolesco inseguimento nella notte sull'Appennino bolognese, un SUV forza un posto di blocco e poi fugge a forte velocità. Alla fine il mezzo con a bordo tre moldavi è stato fermato dai carabinieri che hanno sparato le gomme facendolo sbandare. Niente ICI sulle proprietà della Chiesa che svolgono un ruolo rilevante sul piano sociale. Il segretario bolognese del PD Raffaele Dorini stoppa l'assessore alla casa Malagoli che aveva riproposto l'ipotesi che sta facendo discutere. I tagli della finanziaria cancellano l'ippodromo di Bologna a rischio chiusura per lo storico impianto dell'Arcoveggio che il 31 dicembre metterà in pista le sue ultime corse. Non abbiamo più soldi e se non c'è una svolta, dice il presidente Tommaso Grassi, non si può andare avanti. Bologna fuori dalla Coppa Italia, ma a testa alta i rossoblu costringono la Juve ai tempi supplementari. Alla fine è solo un'invenzione di Marchisio a regalare la vittoria ai bianconeri. Per la squadra di Pioli una prova d'orgoglio in vista del Milan. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano parliamo di traffico e smog. L'ipotesi di anticipare a giovedì prossimo i blocchi del traffico a Bologna è messo oggi in seria discussione dall'annuncio di uno sciopero dei mezzi pubblici fissato proprio per giovedì 15. Servizio di Massimo Ricci. La possibilità che sembrava ormai concreta sul blocco del traffico di giovedì prossimo si sgonfia di fronte allo sciopero degli autobus. Un comunicato dell'azienda trasporti in cui si annuncia per giovedì 15 dicembre uno sciopero del trasporto pubblico locale mette ora in crisi i buoni propositi di fermare le auto per salvaguardare la qualità dell'aria di Bologna, minacciata dai microgrammi di PM10 diffusi malignamente dalle due e dalle quattro ruote, oltre che dagli stessi autobus. La stensione dal lavoro è stata proclamata dalle maggiori sigle sindacali Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Faesa CISAL e UGL Trasporti per giovedì prossimo dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Con gli autobus fermi è obiettivamente impensabile imporre ai cittadini anche un blocco della circolazione. Secondo gli accordi regionali, gli stop al traffico del giovedì dovrebbero cominciare a gennaio, ma l'inquinamento registrato dalle centraline dell'ARPA negli ultimi giorni avevano indotto l'assessore Colombo a prendere in considerazione l'ipotesi di anticipare i blocchi e cominciare giovedì prossimo, come ha riportato il quotidiano La Repubblica. La regione stessa ha invitato le amministrazioni ad anticipare i divieti. Per lunedì in Viale Aldo Moro è stato convocato d'urgenza un tavolo per discutere la questione con i comuni e trovare una via d'uscita. Stamane poi la doccia fredda. Giovedì qualcuno si fermerà? Sì, ma saranno gli autobus. Ironia, quella che l'amministrazione comunale di Bologna indica sempre come la soluzione per la viabilità cittadina, cioè l'ATC, è diventata di colpo parte del problema. Rimaniamo in tema, perché se non cambieranno le condizioni meteo, San Lazzaro di Savena rimarrà chiusa al traffico privato per quasi una settimana. Il Comune alle Porte di Bologna ha preso questa decisione dopo aver consultato le realtà territoriali. Da lunedì a venerdì prossimi stop alle auto più inquinanti e limitazioni nell'uso del riscaldamento domestico. Il servizio di Gabriele Sciar. Stop al traffico. Mentre a Bologna ci si pensa, a San Lazzaro di Savena si passa alle vie di fatto e si prospetta un blocco alle auto senza precedenti di ben 5 giorni. Se non cambieranno le condizioni climatiche, da lunedì a tutto venerdì prossimo il comune della cittadina alle Porte di Bologna ha disposto con una ordinanza il fermo del traffico privato dalle 8.30 della mattina alle 17.30 del tardo pomeriggio. Questo a causa dei numerosi sforamenti da PM10. Saranno esclusi dal divieto i veicoli elettrici, quelli funzionanti a metano o GPL e quelli meno inquinanti diesel o benzina Euro 4 e 5. Si potrà invece circolare nelle aree esterne del centro urbano di San Lazzaro sulle direttrici principali e i percorsi di accesso ai parcheggi scambiatori. Sono altresì escluse dai divieti le strade della zona pedecollinare come via Bellaria, Ponte Buco, via Croara, percorribile via Caselle dal confine comunale fino al parcheggio del Palasport. La stessa ordinanza impone anche la riduzione del funzionamento degli impianti termici di un'ora e il mantenimento delle temperature all'interno delle abitazioni a non più di 19 gradi.
E intanto i commercianti ribadiscono le critiche al piano di pedonalizzazioni della Giunta Comunale di Bologna. Ora aspettiamo di capire come si svolgerà il confronto con il sindaco Merola, sottolinea il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli. Vediamo. Commercianti sul piede di guerra. Il piano di pedonalizzazioni dell'assessore Andrea Colombo proprio non va giù. Innanzitutto il metodo che è stato usato non ci piace, sottolinea il direttore dell'Ascom Giancarlo Tonelli. Un metodo che non ha visto nessun tipo di concertazione né di incontro tra le parti e poi anche per la sostanza. Ora ci è stato detto che in realtà ci saranno 4 mesi di confronto a fronte anche proprio delle contestazioni, delle lamentele che noi avevamo sollevato. Vedremo nel concreto che cosa questo vuol dire, perché se il confronto significa che noi come faremo, presenteremo le nostre proposte, presenteremo i nostri progetti, presenteremo le nostre richieste e queste non saranno accolte, beh, è un confronto molto particolare. Il tema dell'assessore Colombo però lo vorrei anche in questo caso un po' rivedere, nel senso che penso che sia prima di tutto il sindaco che debba rispondere alla città. Il sindaco Merola in questi giorni ha rivolto più volte a tutta la città appelli in un momento di difficoltà allo stare insieme, a lavorare insieme e a condividere i passaggi più importanti per il futuro della nostra comunità. Ecco, questo noi lo condividiamo molto. Però proprio per questo riteniamo che ci sia bisogno di usare rispetto nei confronti di tutti, compresi anche quei 35.000 tra commercianti e loro collaboratori e dipendenti che lavorano all'interno del centro storico. Sono persone come tutte le altre che meritano rispetto per il lavoro che fanno, per il controllo del territorio che esercitano in senso positivo tutti i giorni, ma specialmente per il fatto che, così come sono importantissime le situazioni di delicatezza che si trovano in tante industrie e imprese della nostra provincia, del nostro territorio, in un momento di grave difficoltà, questa grave difficoltà, è bene ricordarselo, esiste anche nel terziario e nel commercio. Ultima pagina, la cronaca, un inseguimento in Appennino tra carabinieri e 3 moldavi a bordo di un SUV che ha forzato un posto di blocco, si è concluso con l'arresto dei fuggiaschi ma anche con qualche momento di paure particolari da Marco Rossi. Notte brava per 3 giovani moldavi che a bordo di un SUV rubato, una Land Rover Freelander, hanno forzato un posto di blocco rischiando di investire un carabiniere. Poi sono fuggiti a forte velocità, zigzagando e speronando le pattuglie che hanno tentato più volte di fermarli. Alla fine di un rocambolesco inseguimento sulla Porrettana, i 3 sono stati arrestati all'alba a Sasso Marconi. Si tratta di Biclea Petru e Florei Andrei, entrambi di 22 anni, e Anastasio Sergiu, di 35. A tutti vengono contestati diversi reati: tentato omicidio, resistenza e violenza pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento, lesioni personali, guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano, porto di oggetti atti allo scasso. La fuga era cominciata quando i militari avevano mostrato la paletta al SUV ad un posto di blocco a Sibano di Marzabotto. La vettura, che andava verso Bologna invece che rallentare, ha accelerato, puntando il carabiniere in strada che, per evitare l'impatto, si è buttato a terra, gettandosi poi all'inseguimento insieme a un collega. Intanto venivano avvisate altre 4 pattuglie e durante la corsa una Subaru Forester dell'arma è stata speronata. Arrivato a Sasso Marconi e vedendo la statale ostruita da un'altra pattuglia, il Freelander ha svoltato su un ponte in via Val di Setta, dove ha trovato un'alfa dei carabinieri che si era messa di traverso, impedendo parzialmente il passaggio. Il SUV si è lanciato contro la macchina e un militare, per impedire l'impatto, ha sparato un colpo di pistola contro la ruota anteriore, facendo sbandare il mezzo, che ha sbattuto fermandosi contro la fiancata della gazzella. L'autista è corso via a piedi, ha scavalcato il parapetto del ponte, ma nonostante la resistenza è stato bloccato da un carabiniere. I passeggeri sono stati immobilizzati. Con ferite in testa sono stati portati all'ospedale di Vergato con una prognosi di 10 giorni. Anche alcuni militari ne sono usciti malconci. Il SUV è risultato poi rubato l'11 ottobre a Castello di Serravalle, mentre la targa apparteneva ad un altro mezzo ed era stata asportata il 28 novembre a San Pietro in Casale. C'è anche Bologna tra le città in cui sono in corso perquisizioni nell'ambito delle indagini su parenti e accoliti del boss Michele Zagaria e di aziende a loro riconducibili.
Dalle prime ore di questa mattina 125 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dal PM della DDA di Napoli, Catello Maresca, stanno eseguendo 33 perquisizioni finalizzate al sequestro di documentazione contabile ed extracontabile, nonché di supporti informatici utili a ricostruire l'assetto dell'impero economico gestito dall'ormai ex Primo La Rossa e dalla sua famiglia. Nel corso delle attività si sta procedendo anche al sequestro di denaro contante e di beni di lusso. Le perquisizioni sono in corso tra Casal di Principe e comuni del Casertano, Bologna e Sanremo. Dopo che l'assessore comunale alla casa, Riccardo Malagoli, ha chiesto che anche gli edifici ecclesiastici paghino l'IMU, il segretario provinciale del PD, Raffaele Donini, ribadisce invece la sua contrarietà a tassare luoghi di culto e strutture caritative. Donini sarà ospite questa sera a Dedalo, sentiamo uno stralcio dell'intervista di Francesco Spada. Ma guardi, io credo che questo dibattito l'abbiamo già fatto all'inizio della festa dell'Unità di agosto, quindi a volte ritornano. È che Malagoli forse non è venuto alla festa dell'Unità. E noi abbiamo, è venuto, ha fatto anche dei bei dibattiti. Noi abbiamo detto quello che da sempre pensiamo rispetto a questo fatto, cioè che i luoghi di culto ovviamente devono essere esentati come sono esentati. I luoghi meramente commerciali, credo che in parte l'ICI la paghino già. No, la pagano integralmente. Quindi è giusto che la paghino. Ovviamente bisogna stare attenti a considerare, per quello che riguarda la Chiesa, ma non solo la Chiesa Cattolica, insomma, tutte quelle funzioni ad elevata intensità sociale che sono un beneficio per la comunità. Quindi io penso che un discorso del genere debba essere messo al riparo dalle reciproche incursioni ideologiche o appunto di contrapposizione frontale, perché ripeto, la Chiesa non solo amministra il culto ma svolge anche una funzione sociale evidente. Lei ha fatto riferimento alla Caritas. Sì, tanto per laddove svolge invece una mera attività commerciale, è giusto che paghi come pagano tutti i cittadini. Perché a qualcuno era venuto il dubbio che non lo pagasse, invece lo paga, per cui si paga due volte. Però laddove c'è un ruolo sociale non si può andare a far pagare l'ICI, dove c'è la mensa della fraternità della Caritas, per intendersi. Laddove c'è un ruolo sociale di grande evidenza sociale, a mio giudizio, in una situazione come quella di oggi, con l'aumento della povertà diffusa sul territorio, si deve considerare appunto molto positivamente questo ruolo in tutti i modi. La crisi economica e la conseguente manovre lacrime e sangue rischiano di fare scomparire anche una delle istituzioni sportive più famose della città, l'ippodromo Arcoveggio. Il 31 dicembre infatti si svolgeranno le ultime 8 corse a poche ore dallo scoccare della mezzanotte. Poi col Capodanno l'ippodromo si ferma, ancora non si sa se per sempre o in attesa di tempi migliori. Lo annuncia Repubblica, il presidente di Ippo Group, Cesenatte S.p.A. Tommaso Grassi. Con questi tagli è impossibile riuscire a correre, per cui se non succede qualcosa dal 1 gennaio si chiude. Ci auguriamo che ci sia una svolta, perché riteniamo che non si possa lasciare che un settore riduca sul lastrico migliaia e migliaia di famiglie. I tagli agli stanziamenti statali sono duri per gli ippodromi di tutta Italia, un 40% lineare in meno nel 2012 che non è ritenuto accettabile per le società rappresentanti degli impianti sportivi. Anche quelle categorie ippiche che vivono dei premi come guidatori, allenatori, proprietari hanno fatto sapere che non correranno più. Preoccupati i 20 dipendenti, gli 80 lavoratori autonomi, oltre a chi è direttamente impiegato dall'Arcoveggio, ci sono 250 persone che ruotano intorno alle scuderie. La società che gestisce anche l'ippodromo di Cesena in questi anni ha aperto anche diverse attività collaterali come il bingo, le slot machine e i ristoranti nei locali dell'Arcoveggio. Ippodromo che nella sua storia ha tra l'altro visto in pista cavalli leggendari come il celebre Varenne. La mostra Mercato Regali a Palazzo è entrata nel vivo. Nei saloni di Palazzo Renzo tante idee per la strenna natalizia firmate CNA. In parallelo a un'importante esposizione di grandi opere d'arte. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra.
dal design alla moda, al benessere fino alla gastronomia. Nei saloni di Palazzo Renzo, gli artigiani bolognesi della CNA offrono moltissime occasioni e idee per regali di Natale unici e di qualità. Non manca l'artigianato artistico di ceramisti, orafi, scultori con proposte per tutte le tasche. Il fatto di essere, di denominarsi anche Regali Palazzo è di fatto un dono, perché si regala alla cittadinanza la riscoperta e si permette di apprezzare quell'artigianato locale, quelle tradizioni che spesso noi non ammiriamo, non contempliamo perché non ce ne accorgiamo. Regali a Palazzo e alla sua sesta edizione per la CNA che ha organizzato l'iniziativa, la manifestazione travalica gli obiettivi immediati di una mostra mercato. Un esempio di come si può lavorare sulla città di Bologna, sul suo centro storico, sul renderlo più attraente, costruire eventi che attirino i cittadini, attirino i turisti, e tutto si può fare con il concorso delle diverse forze in campo. I visitatori avranno anche l'opportunità di visitare la mostra da Luigi Bertelli ad Afro, 100 opere dal 1860 al 1970. Tra le opere esposte spiccano le firme di Guttuso, Morandi, Sironi, De Chirico, De Pisis e tanti altri ancora. Un evento di cui la Camera di Commercio, sostenitrice della manifestazione, va particolarmente fiera. È un appuntamento che si sta ripetendo da diversi anni. E questa è un'altra delle cose che per la Camera di Commercio è importante, perché io sostengo e ribadisco sempre: abbiamo bisogno di appuntamenti, e questo è un appuntamento seguito. Credo quest'anno c'è una maggior soddisfazione il fatto che ci sia stato inserito anche il segmento dell'arte, questa mostra di pittura, all'interno della quale ci sono anche tanti artisti del nostro territorio. È un completamento che qualifica ancora maggiormente e mette in evidenza quanta ricchezza culturale possiede il nostro territorio. Si accendono in tutta la città le illuminazioni natalizie dopo quella tradizionale della Torre Asinelli. Quest'anno per la prima volta, grazie al contributo dei commercianti della zona, sono accesi anche gli alberi di Piazza Azzarita nei pressi del Palasport. Il servizio di Marco Rossi. Il Natale è in arrivo con le sue tradizioni, i suoi alberi, le sue luci che illuminano la città. Non soltanto quelle del centro storico più classiche, ma anche nelle zone limitrofe. È il caso di Piazza Azzarita, celebre per il Palasport, che da qualche giorno ha visto l'accensione delle luci poste sugli alberi dei giardini, prospicenti il celebre Madison, teatro delle partite della F bianco-blu, che è tra i promotori dell'iniziativa insieme ad Ascom Bologna, Comitato Palasport e Associazione Amici del quartiere Porto. Grazie all'aiuto di 60 attività commerciali della zona, l'illuminazione natalizia per la prima volta nella storia è arrivata dunque anche in Piazza Azzarita. Assieme a tutte le varie organizzazioni siamo riusciti a mettere assieme per la prima volta, che qui in Piazza Azzarita non è mai successo, mettere assieme le associazioni e i comitati della nostra area per riuscire a fare un qualcosa di importante. Siamo riusciti a illuminare questi 7 alberi della piazza. Abbiamo tutte realmente le organizzazioni di tutta quest'area che finalmente per la prima volta si sono unite per fare qualcosa di realmente valido. Ringraziamo anche il nostro presidente di quartiere che ci ha onorato della sua presenza. Proprio realmente auguriamo tutti quanti un buon Natale e buon anno. Vogliamo contrastare il degrado, vogliamo fare delle iniziative culturali, vogliamo lavorare insieme, e in questo senso il quartiere vuole essere in prima linea, quindi credo che sia l'inizio di un percorso. Mi piace molto il lavoro che stanno facendo, insomma, mi sembra che sono pieni di idee e anche voglia di, insomma, di lavorare per la comunità. Come ogni anno, con l'approssimarsi delle festività, i commercianti hanno acceso le luminarie natalizie per rendere più piacevole l'aspetto urbano. In questo impegno anche economico c'è il desiderio di curare e mantenere vivi e belli quei luoghi di socialità e passeggio dei bolognesi e non. Sono anche i luoghi sui quali il commercio crea ricchezza per le famiglie degli esercenti e dei loro collaboratori. È uno dei passaggi di una lettera aperta firmata dal presidente di Ascom Confcommercio Enrico Postachini, che sottolinea come spesso a torto i commercianti vengono considerati come quelli contrari a scelte innovative per la città. Invece, prosegue la lettera, sono diversi progetti elaborati e presentati alla pubblica opinione e all'amministrazione comunale per rendere la città più accogliente, vivibile, meno congestionata dalle auto e meno inquinata. Un contributo di idee donato a chi può fare delle scelte concrete. Così come
sono un dono queste luminarie, dice ancora Postacchini. Se un giorno queste luci dovessero spegnersi, significherebbe che in quelle strade il commercio non esiste più e ci si dovrebbe chiedere quali sarebbero le conseguenze per il tessuto economico-sociale di intere zone e cosa ne guadagnerebbe la città. Queste dunque le parole di Postacchini in questa lettera aperta, firmata appunto da Postacchini. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie. A tra poco. Di nuovo in studio con TG, parliamo di spettacolo. Riparte la stagione del Teatro Auditorium Manzoni, sempre sotto la direzione artistica del maestro Giorgio Zagnoni, affiancato dal nuovo gruppo di imprenditori che compongono la Manzoni Space. Questa mattina c'è stata la presentazione della nuova stagione. Vediamo. Ha voluto esibirsi anche il maestro Giorgio Zagnoni. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione si è cimentato con un brano del suo repertorio. La stagione del Teatro Manzoni riparte sotto la direzione artistica di Zagnoni, affiancato dal nuovo gruppo di imprenditori che compongono la Manzoni Space. 15 appuntamenti dal 20 gennaio al 17 giugno. La stagione ormai segue la filosofia degli altri anni, dove dentro il Manzoni c'è un po' di tutto, c'è dal pop al jazz all'etnico, e infatti noi quest'anno avremo, per dire, da cantanti come Pino Daniele, come Biondi, James Taylor, però anche quattro concerti straordinari con Pletnev, che lo inaugura, uno dei più grandi direttori al mondo. Dedicheremo la parte solistica dei quattro concerti a quattro violinisti. Abbiamo voluto esaltare le cosiddette quote rosa. Quattro violiniste bellissime, quattro violiniste bravissime che faranno i concerti più importanti del repertorio violinistico, appunto. E poi ci sono danza con la più grande ballerina del mondo, che è la Zakharova, che il 26 maggio il Bolshoi è riuscito a liberarcela per farla salire sul palcoscenico del Manzoni. Ci sarà la compagnia di Gades che farà Carmen, insomma, dal flamenco al classico un po' di tutto. Io sarò il presidente di Manzoni Space, che è la nuova società costituita fra il sottoscritto, Gianluca Muratori, Edmondo Morandi Berselli, Alessandro Morandi Berselli e naturalmente la 2M Consulting. Questa società si propone di portare la grande musica sul palcoscenico straordinario del Manzoni per offrirla ai nostri concittadini. E di nuovo siamo tornati oggi con le nostre telecamere al Motor Show, ma è entrato nel vivo grazie anche al lungo ponte dell'Immacolata. Allora andiamo a vedere che cosa ha trovato per noi Simone Iannessa. Oggi dal Motor Show ci troviamo davvero su un'auto particolare. Qual è quest'auto? Ce lo vuole spiegare? Ma questa è una macchina, è un veicolo di produzione nazionale, una Fiat Zero, risale al 1914. L'ASI ha già partecipato al Motor Show in altre edizioni? Beh sì, ha partecipato circa una quindicina di anni fa. In questa occasione, grazie anche all'apertura che ci ha creato l'organizzazione del Motor Show, abbiamo avuto a disposizione un intero padiglione dove abbiamo presentato circa una quarantina di veicoli che rappresentano un po' la storia del motorismo. Partendo dal 1800, il primo veicolo è infatti datato 1899, una di Dion Bouton, per arrivare ai veicoli da competizione degli ultimi di circa 20 anni fa. E abbiamo scelto la data di circa 20 anni perché è la data che rappresenta la storicità di un veicolo. Una parola la spendiamo anche sul mercato, perché ci sono anche persone che decidono di investire pure in questo periodo nell'auto d'epoca. Sicuramente questo succede, perché l'auto d'epoca è sempre stato un rifugio per il fatto che il suo valore è cresciuto nel tempo continuamente, e soprattutto accanto al valore il veicolo storico viene anche goduto per quello che rappresenta, per l'aspetto piacevole, perché col veicolo storico si fanno delle manifestazioni che spesso sono piacevoli e sono manifestazioni in cui anche l'aspetto culturale assume una particolare importanza. Come va il mercato dell'automobilismo storico? Ma guardi, io personalmente firmo i passaggi di proprietà che vengono registrati in ASI. Penso che vada più o meno come per il passato e che non abbia subito la crisi che hanno subito invece altri prodotti.
Parliamo adesso di musica, Bologna e Bisanzio è il titolo del concerto in programma domani sera nella chiesa della Mascherella, dove si esibiranno i giovani artisti del coro Arca Musice. Sentiamo Massimo Ricci. Canti mariani e natalizi della liturgia bizantina assieme a musiche della tradizione occidentale composte dal bolognese Giacomo Antonio Perti. È Bologna e Bisanzio, il concerto in programma domani sera alle 21 presso la chiesa della Mascherella. Ad esibirsi il coro di giovani studenti del conservatorio Arca Musice, diretto dal maestro Costantino Petridis. Ci muoveremo all'interno della liturgia bizantina, quindi proponendo una raccolta di canti dalla liturgia bizantina armonizzati per coro a quattro voci polifonici. Bologna invece, perché riprenderemo una messa d'autore di Giacomo Antonio Perti, opera 2 in La Maggiore, un esimio e illustre maestro appunto della scuola bolognese del 600. Ad esibirsi un coro di giovani Arca Musice, chi siete? È una formazione che è nata da circa 2 anni e si occupa dello studio e della divulgazione del repertorio corale e strumentale della Cappella Musicale di Bologna tra il 600 e il 700 ed è composta principalmente da ragazzi che vengono dall'area del DAMS, quindi dall'Università e dal Conservatorio di Bologna. Il coro Arca Musice si esibirà anche il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, nella Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. Ancora una breve pausa e poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con TG, parliamo di calcio, del Bologna che esce a testa alta dalla Coppa Italia. I rossoblù perdono 2-1 a Torino dopo i supplementari giocati in 10 per l'infortunio di Nico Pulsetti. Sentiamo l'autore del gol, Andrea Raggi. No, ci sentiamo orgogliosi di noi stessi perché abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra. Siamo venuti a Torino senza timore, ci la siamo giocata fino alla fine, quindi siamo orgogliosi, alla fine partita ci siamo abbracciati perché credo che più di così non potevamo dare. Abbiamo fatto gol, sono andato sotto la curva perché non meritavano, è stata una gioia immensa anche per me perché fare gol del pareggio in tempo di recupero è stata una gioia immensa e poi oltretutto meritato, quindi ripeto, usciamo da questa sconfitta per me ancora più forti di prima. Stavamo perdendo secondo me immeritatamente, quindi volevamo dare il massimo negli ultimi minuti che mancavano e ripeto, se Bologna non manca di cattiveria e di grinta perde tanto, quindi noi siamo stati vivi fino alla fine e abbiamo pareggiato immediatamente. Quindi tu centrale alla grandissima. No, sì. Sì. Bene, dai. Lasciamo dire altri, ripeto, questa sera Bologna ha fatto tutta una grande partita e non dimentichiamo che i tempi supplementari li abbiamo fatti 10 uomini, eravamo morti, abbiamo dato tutto quanto, quindi ripeto, più di così non. Almeno io sono stremato, non ce la faccio neanche a parlare. Sono tutti quanti i ragazzi che ha giocato meno si sentono parte integrante di questo gruppo qua e questo è un segnale importante, che il Bologna è un grande gruppo, quindi chi gioca meno, chi gioca sempre, danno l'anima e stasera è stata la dimostrazione. Siete andati sotto la curva, alla fine che cosa vi siete detti con i tifosi, eravate a pochi centimetri? Sì, no, abbiamo ringraziati perché come sempre ci sostengono e vengono ovunque. E niente, è stato un grazie di cuore, come da dire ci abbiamo provato e niente. Ora bisogna fare quella grande impresa contro il Milan? Sì, domenica c'è un'altra grande partita, bella da giocare credo per tutti e ripeto, credo che il Milan che ha da perdere, noi giocheremo come oggi, senza timore, senza nulla da perdere, aperto, quindi non so chi ha più da perdere tra noi due. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Allarme smog, la regione pronta ad anticipare i blocchi del traffico già per giovedì prossimo, ma il concomitante sciopero degli autobus potrebbe fare slittare la data. Intanto San Lazzaro anticipa tutti e da lunedì a venerdì parte con lo stop alla circolazione. Rocambolesco inseguimento nella notte sull'Appennino bolognese, un SUV forza un posto di blocco e poi fugge a forte velocità. Alla fine il mezzo con a bordo 3 moldavi è stato fermato dai carabinieri che hanno sparato alle gomme facendolo sbandare. Niente ICI sulle proprietà della Chiesa che svolgono un ruolo rilevante sul piano sociale. Il segretario bolognese del PD Raffaele Donini stoppa l'assessore alla Casa Malagoli che aveva riproposto l'ipotesi che sta facendo discutere.
I tagli della finanziaria cancellano l'ippodromo di Bologna a rischio chiusura per lo storico impianto dell'Arcoveggio che il 31 dicembre metterà in pista le sue ultime corse. Non abbiamo più soldi e se non c'è una svolta, dice il presidente Tommaso Grassi, non si può andare avanti. Bologna fuori dalla Coppa Italia ma a testa alta, i rossoblu costringono la Juve ai tempi supplementari, alla fine solo un'invenzione di Marchisio a regalare la vittoria ai bianconeri per la squadra di Pioli, una prova d'orgoglio in vista del Milan. Ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona serata, arrivederci.